Salve a tutti, sono Brian Farey e benvenuti in questo nuovo video. Torniamo con le Skextulation. Con l'annuncio di un nuovo capitolo della serie principale di Final Fantasy è ovvio che partino le speculazioni su qualcosa inerente il titolo in questione e non entrare nel dettaglio di un trailer che può dare solo determinate informazioni che possiamo allungare volendo, ma in quel caso non sono più speculazioni ma sono altre parole. Mentre invece nel mio caso si parla più di speranze, e allora dovrebbe diventare speranzulation, optulation, come, no, fa schifo, vero? Riguardanti determinati aspetti di questo futuro titolo. Ed iniziamo con la parte più tecnica, ossia il team di sviluppo. Sappiamo che ci sta lavorando il Creative Unit Business Terza, la terza divisione tra le quattro ricostruite di recente da Square, chiamato anche il team di Yoshida perché è quello che lavora al Final Fantasy XIV. La diciamo in breve così, in realtà è il team che si occupa della parte online, quindi Final Fantasy XIV, Final Fantasy XI, Dragon Quest X, ma ne è a capo Naoki Yoshida, per l'appunto. Sappiamo anche chi è il director, e in caso vi invito a recuperare il Discover the Developer che dice tutte le informazioni possibili su Hiroshi Takai, e sappiamo anche che il producer è Naoki Yoshida, per l'appunto. Ma chi sono le altre persone coinvolte nello sviluppo se escludiamo il logo di Amano? Non lo sappiamo, quindi da ora in poi parte la Skextulation, per l'appunto la speculazione e la speranza sul chi ritrovare per quanto riguarda gli aspetti principali di questo titolo. Ho già fatto una Skextulation in passato su Final Fantasy XVI, quando ancora il progetto non esisteva per quanto riguarda l'opinione pubblica, e lì si parlava del mio voler Chiba come director. Ora, Chiba fa parte di un'altra business unit, ma non è detto che possa cooperare in qualche modo, ma non fa parte delle persone qui elencate. Iniziamo innanzitutto con la musica, e dopo pensare che per quanto riguarda la musica se ne occupi per l'appunto il magna per quanto riguarda la business unit 3, ossia chi ha curato tutte le host, o meglio, buona parte di esse, di Final Fantasy XIV da Realm Reborn in poi, ossia Masayoshi Soken. Per chi conosce Final Fantasy XIV, Masayoshi Soken è già sigillo di garanzia, e chi ha ascoltato il trailer, chi ha ascoltato il tema presente lì dentro, ha già percepito i vibes di Soken. Quindi è molto probabile che sia lui, per quanto probabilmente possano esserci delle host accompagnate dal suo secondo, ossia Takada, che si è occupata di diversi arrangiamenti per quanto riguarda le host di Soken e ne ha composta pure qualcuno anche lei. Mi viene da pensare anche che il main team possa essere opera di Nobu Uematsu. Uematsu ha sempre composto i main team, gli è scappato solamente Shadowbringers per motivi di salute, ma per il 7 remake è tornato nuovamente lui a scrivere il team principale. Quindi è molto probabile che anche qui, anche solo per riverbero del nome, ci sia Uematsu alla composizione del tema principale. Poi abbiamo gli scrittori della sceneggiatura, chi si occupa della trama. Anche qui è d'obbligo pensare che possano esserci principalmente alla penna gli sviluppatori principali di Final Fantasy XIV, ossia Natsuki Ishikawa e Barry Oda. Per quanto io penso, questo qua è il mio pensiero, che principalmente loro siano impegnati per quanto riguarda la 6.0, la prossima espansione di Final Fantasy XIV che teoricamente dovrebbe uscire l'anno prossimo seguendo una scaletta normale. Forse verrà rinviato, questo non lo sapremo. Quindi io penso che siano impegnati lì. Quindi chi ci potrebbe essere alla scrittura? Ora, guardando negli special thanks di Shadowbringers, possiamo vedere non solo Takai, che prima è sempre stato supervisore dello sviluppo, ma anche un altro nome, ossia Kazutoyo Maehiro. Academia, dovevo dirlo. Che per l'appunto è sempre stato l'event director per quanto riguarda Final Fantasy XIV, ma guarda caso, alla fine di Shadowbringers, lo vediamo negli special thanks, vicino a Takai. Non è che questi due, perché se ne sono andati via temporaneamente per fare il 16, sviluppano in maniera meno importante in Shadowbringers? Maehiro è stato lo scrittore principale di buona parte dei titoli riguardanti Ivalice, insieme ovviamente a Matsuno, quindi comunque ha dalla sua un bel po' d'esperienza, per poi diventare event director. È stato Yoshida a chiamare Maehiro per risollevarsi dal disastro 1.0. Maehiro ha comunque un suo curriculum abbastanza vasto per quanto riguarda lo scrittore. Certo, in Final Fantasy XIV si è occupato principalmente della direzione degli eventi, ma sta di fatto che se lo metti da zero a comporre, a scrivere qualcosa di figo, probabilmente non si tira indietro e probabilmente tirerà qualcosa almeno a livello delle sue precedenti opere.
Passiamo al character design o comunque al design in generale. Facciamo una piccola digressione verso l'art director, che probabilmente sarà Hiroshi Minagawa. Anche lui ha lavorato a stretto contatto con Matsuno al tempo che fu, anche lui fu chiamato da Yoshida a sé e anche lui lavora al 14 sin da allora, per l'appunto come art director. Quindi è molto probabile che curerà lui la direzione artistica del titolo. Mentre per quanto riguarda il design e il character design, ci sono diverse linee di pensiero. Innanzitutto ricordiamoci che non è stato firmato. È molto strano che un designer non firmi l'appartenenza dei suoi personaggi. Quindi ho il pensiero che magari non hanno voluto metterlo per iscritto, al contrario di Amano per il logo, per lasciare un minimo di sorpresa. E io qui mi divido in due linee abbastanza ovvie di pensiero. La prima è che ci sia Akihiko Yoshida, ossia il designer principale per quanto riguarda Final Fantasy XIV, per quanto riguarda anche buona parte di Ivalice, sempre lì siamo. Anche perché Joshua ricalca Joshua di Vagrant Story, quindi lo stile tecnico è molto simile per quanto riguarda la penna e la scrittura. Però bisogna anche ricordare che Akihiko Yoshida non lavora più per Square Enix da tempo, quindi impegnarsi per quanto riguarda un main title... Non lo so, non penso non sia credibile, ma penso che sia molto difficile, perlomeno che se ne occupi totalmente lui. Quindi penso che possa essere affiancato da Kimihiko Fujisaka. Fujisaka è colui che si è occupato del design di buona parte delle opere di Yokotaro, Nier e Drakengard, oltre che ad occuparsi anche del design dei titoli di Sakaguchi, Terra Battle, della Story. Non di Lost Odyssey, perché lì c'è il disegnatore di Slam Dunk che si è occupato. Quindi penso che o c'è uno o c'è l'altro, magari entrambi in combutta, magari facendo Akihiko Yoshida il main character designer e Fujisaka che si occupa del resto. Però ripeto, questo qui è ad occhio quel che si vede, poi potrebbe esserci anche totalmente un'altra penna per quanto riguarda questo. E penso, è molto probabile, considerando sia l'apporto recente sia comunque il suo essere famoso a livello globale come character designer, che ci sia almeno un personaggio disegnato da Tetsuya Nomura. Ho questo presentimento, che almeno un po' di penna, che almeno due cerniere ce le infilino. Va! Per concludere, il battle design. È notizia risaputa che Suzuki, uno dei battle designer di Devil May Cry 5 di Dragon's Dogma, è recentemente entrato in Square. Recentemente, è passato un anno. E quindi molto probabilmente, anche per quello che abbiamo visto a livello visivo nel trailer, si sta occupando lui del battle design di questo gioco. Ma è molto probabile che sia affiancato da qualcuno, anche perché un solo battle designer non può esistere, ovviamente. E nella mia mente c'è l'affiancamento di Akihiko Matsui. Akihiko Matsui in realtà è una leggenda all'interno di Square, è una delle persone più importanti che lavora a Square in maniera minore dal terzo capitolo, ma in maniera molto attiva dal quarto capitolo. Co-director di Chrono Trigger, inventore dell'ATB 2.0 di Chrono Trigger per l'appunto e dell'RTB del Real Time Battle di Final Fantasy XI e Final Fantasy XIV. Quindi comunque ha una sua enorme esperienza per quanto riguarda il battle system. Tra l'altro lavora a stretto contatto con Yoshida da diverso tempo, visto che era presente nel mondo online già da Final Fantasy XI e ne è l'attuale producer, tra l'altro, dopo le dimissioni di Tanaka. Quindi è presente Akihiko Matsui come leggenda vivente all'interno di Square e il suo apporto per quanto riguarda la creazione non solo del battle design ma di un intero battle system, come fa Final Fantasy dopo ogni capitolo dal decimo in poi, praticamente da quando ha messo in piccola pensione l'ATB, relegandola ad altre opere come il 7 Remake, anche se lì in maniera diversa ovviamente, per inventare il sistema di combattimento di Final Fantasy XVI, magari per l'appunto creato da Akihiko Matsui, ma animato da Ryota Suzuki. Un connubio perfetto, per quanto ovviamente pad alla mano si potrà giudicare. Questo è tutto per quanto riguarda l'estensione minima dei miei pensieri per quanto possa riguardare il team di sviluppo, oltre a tutto lo staff della Creative Business Unit terza, che non sta ovviamente lavorando alla 6.0, di Final Fantasy XVI, non la 6.0 di Final Fantasy XVI, ci siamo capiti. Fatemi sapere la vostra per quanto riguarda il vostro team di sviluppo ideale ed eventualmente se avete altre posizioni nel quale infilarci altre persone, tipo uno special thanks Hironobu Sakaguchi, che probabilmente ci sarà lo stesso. Come al solito, se il video vi è piaciuto, iscrizione, like e condivisione, spread the knowledge, che è sempre la cosa più importante, e noi ci vediamo.
al prossimo video.